tante mail. Allora, vediamo un po', perché poi alcune sono lunghissime, No, quindi... hanno visto, Esatto. un tema biblico. Esatto, non è così semplice. Allora, facciamo questa che invece è breve. Livia da Varese, la nostra amica Livia, che ci chiede: secondo voi la Juve dovrebbe acquistare qualcuno in questo mercato di riparazione? Sicuramente acquisterà qualcuno, questo. Tu dici? Ma Perché se, sai. ma un colpetto lo faremo, Sì. sicuro, non c'è dubbio. Bene. Qualche esterno, Ecco, magari. bravo. Stavo per dirlo. Tra l'altro, adesso Ce ne qui. sono diverse cose in ballo, Esatto. se si parla di diverse persone, di diversi giocatori, quindi Esattamente. vedremo a quale riusciremo ad arrivare. Ma le ultime notizie parlano di nuovo di Nani, Nani. quindi il portoghese che è in rotta comunque col Manchester United, perché non lo, già prima con Perché Ferguson non andava proprio benissimo, adesso con Moyes ancora peggio. Non non gioca, lo fa giocare. tra l'altro non ci sarebbe neanche più il problema, visto che lui ha giocato comunque in Champions League, ahimè, non ci sarebbe più il problema, potrebbe giocare anche in Europa League. Non lo so, il Ben valore del venga. giocatore sarà peso sui 18 milioni, qualcosa del genere. Insomma, bisogna vedere se si riesce a prendere in prestito questi 6 mesi per poi riscattarlo, si può anche Sarebbe fare. la soluzione Sì, migliore anche perché per noi. prima di, non so se prima di Natale o subito dopo, comunque si è fatto male al tendine, ha un problema a tendine o al ginocchio, quindi sì, per carità, non è niente di grave, però insomma prenderlo, Certo, strapagarlo. alla cieca, insomma. Esatto. Il giocatore sembra interessato a venire alla Juventus, sembra, anche perché la Juventus, diciamolo, comincia ad avere, cioè, ricomincia ad avere appeal, Ah beh, sicuramente, con le vittorie portano in più la Esatto. Juve, una squadra I risultati che ha contano, c'è fatto la poco da fare. storia, Le quindi vittorie insomma. e È il progetto, perché progetto, secondo me, certo. adesso sì, perché molti dicono, siete usciti dalla Champions Ma League, che penso appeal? che l'abbiano capito tutti che il nostro obiettivo è quello di arrivare, speriamo, a vincere la Champions League, quindi Sì, insomma. prima o poi sicuramente, e poi comunque sia, continuo a dirlo, adesso non c'è Giuliano per fortuna, perché lui si arrabbia molto quando dico questo, ma adesso abbiamo l'Europa League, puntiamo sull'Europa League. Chiaro, Ma non solo perché assolutamente. la finale a Torino nel nostro stadio, per carità, quella è una cosa in più e va anche bene, però perché no? Perché no? È Assolutamente. comunque la Coppa UEFA che La Coppa UEFA, che gli hanno cambiato il è... nome, ma Esatto, ma lei è semplicemente sempre lei. sempre una coppa. E comunque, e poi io dico, quello che ha detto Chiellini appunto l'ho trovato intelligente, nel senso di usiamo Per questa fare esperienza, esperienza. esatto, per crescere a livello europeo. In più, ripeto, vincerla vuol dire anche andare a giocare la Supercoppa europea contro la Certo. vincente della Champions League. Quindi comunque la vetrina ce l'hai, a quel punto altro che appeal. L'appeal ce l'hai come? Entrano Assolutamente. soldi, perché entrano soldi, non saranno certo, non Non è è la Champions, paragonabile. però comunque Ma sono oggi soldi. come oggi, vincere la Champions, una squadra italiana che vinca, secondo me è difficile, perché cioè competere con gli sceicchi, competere con i milionari Assolutamente. russi, eccetera, è complicato. Assolutamente. Allora, o veramente con i giovani, però, sai, sono un po' passati forse i tempi in cui la Juve, già la Juve, l'ultima appunto che ha vinto la Champions League, l'ha vinta con grandi campioni, ma anche con giocatori tipo Di Livio, tipo Torricelli, che comunque Certo. non erano campioni con la C maiuscola, tutt'altro, era gente che si faceva, insomma, che, con tanti attributi, Discreto. esatto. Non è detto che chi più spende, meno spende, perché il Appunto, cioè. discorso del giocatore, puoi anche spendere magari 20 milioni di euro per un giocatore che poi non ne vale due. Certo. O l'incidente, è anche questione di fortuna e come dire, di trovare il momento giusto dell'acquisto Certo. e avere, lì dipende, la fortuna Certo. è un gioco, quindi. Purché chi eventualmente andremo a comprare entri di nuovo come hanno fatto gli altri, con professionalità all'interno della nostra Esatto. E squadra, che si quindi ambienti e poi dimostri quello Bisognerà vedere che deve adesso appunto dimostrare. Nani se per caso dovesse arrivare lui o la Mela, perché comunque i nomi sono quelli. Qualcuno, io non so se riuscirà ad arrivare già a gennaio, speriamo, però comunque i nomi quelli sono. E appunto, hai detto bene, cioè che sia gente che però E entra che in. non rovini il gruppo, ecco. Esatto. È importante che a questo punto siano tutti Sì. con la stessa mentalità, con la stessa Sì, poi la pacatezza. Juve è abbastanza appetibile, cioè si vede che una squadra e gli scudetti che ha vinto e tutto quanto, a questo Accidenti. punto qua,
chi viene. Ma poi credo che, non so, magari mi sbaglio, però il fatto, per esempio, del museo della Juventus, non so se l'avete visto, quando entri lì, comunque, non lo so, hai la sensazione proprio della grandezza, della società, della storia che ha. E quindi io penso che questi giocatori tutti li portano subito, quando firmano il contratto poi li portano a fare il giro allo stadio e lì. Non lo so, credo che quello faccia, cioè comunque si rendono conto, se non lo, penso che molti lo sappiano, ma se non lo sapessero comunque entrano lì, vedono qual è la casacca che vanno a indossare, che non è una squadra, cioè non è una squadra così. Mamma figlia docet, Esatto, è la Juventus, quindi... Ed è quello che Conte è riuscito a far di nuovo, esatto. Percepire ai giocatori, ai nostri giocatori, perché noi abbiamo passato, non dimentichiamoci, degli anni di buio totale, sì. Dove i giocatori non volevano più venire alla Juventus. E dove sembrava che la Juventus, appunto, che la Juventus fosse destinata a diventare una squadretta di mezza classifica. Esatto. Invece con l'arrivo di Conte si è di nuovo... impostata la mentalità sul vincere è fondamentale. Esatto,